bumps and a lot of potholes. Okay? Okay. And another thing, please, don't ride in a single file. Try to make as much distance from your front, because some of you might be trying to avoid the potholes, and if you are so near, they got no time to react, okay? Not like what we did in Kuching, where the road is nice. Here, there are a lot of potholes. So make sure you are in single file and a bit back distance from each other. Second thing is, we will have our fuel stop. The first fuel stop, which is outskirt here. So, then, single file in one park, okay? And number two, we are going to stop at one of the Chinese temple, which is the biggest in Southeast Asia. So we have some photograph there, but please don't take too much time, because now we are running late. Second thing is, I'm trying to arrange, I'm trying to stop at one of the log houses. This is not a promise, because some log houses do not allow, because it's a culture thing. If I can, if they allow us to go and visit, we have visit, then please be decent to people's house, okay? Siamo per ripartire per andare a Miri, 250 km a nord di Sibu, e mentre siamo partendo ci accorgiamo che una delle moto di Saimo ha dei problemi un po' tecnici, di tipo di controllo. Comunque sembra essere stati stabiliti, sistemati, e quindi niente, partiamo per Miri, 250 km qui. Siamo il nostro gruppo di circa 25 bikers. Fa incredibilmente caldo, oggi stiamo provando questi giri hobbit, questo completo giri, giacchetto ok, e pantaloni anche piuttosto, insomma sentono sì. Qualche ventilazione, un po' di qualità sarebbe stata forse necessaria, comunque sia, per il resto sembra piuttosto comodo. Ok, stiamo preparando, si parte, stiamo con l'elmetto e si va. Ciao, a più tardi. Bye.
siamo partiti neanche 15 minuti fa da Sibu. Quella direzione? Stiamo andando verso Miri, questo è chiaro, il nostro è chiaro. Siamo completamente bagnati sotto queste uniformi, queste giacche e pantaloni. E praticamente ci siamo fermati in questo posto semplicemente perché sembra, a detta delle persone locali, che questo sia il più grande tempio cinese nel sud-est asiatico. E quindi chiaramente fuori dalla Cina. Sembra piuttosto imponente. Abbiamo parcheggiato le nostre moto tutte qui e andiamo a vedere velocemente come si presenta questo tempo. Muoviamoci per... Allora, eccoci qui. Questo dovrebbe essere, come diciamo prima, il tempio cinese più grande del sud-est asiatico. E effettivamente sembra veramente, come dicevo prima, imponente, grandioso. Non abbiamo il tempo di visitarlo in tutti i suoi dettagli all'interno, però perché fa caldo e dobbiamo continuare il nostro viaggio su verso nord per me. Però ecco, questo già può darvi l'idea di quanto grande questo tempio è. Molto colorato, tipico stile cinese. La comunità cinese tra l'altro qui è molto grande, diciamo la seconda più estesa comunità presente in Malesia, dopo gli Iban e i Malè, perché la gente locale è aborigeni in senso locale, indigeni. Niente, abbiamo avuto l'opportunità di vedere questo bellissimo lavoro architettonico di... fa veramente caldo. Niente, non ho più parole, preferisco rimontare in moto, prendere un po' di aria e proseguire. Ci vediamo presto, a più tardi. Ciao ciao! Chitti sohana vappanaya shohana.
Sadia Jana, Sagala Vila Jana, Yuhara Jaya Natagataya, Allahate Samya Sambuddhaya, Namo Salwa Natagate Pehe Allahatabe, Samya Sambuddhebe, Namo Arya Avalokite, Shuraya Bhuti Salwaya, Maha Salwaya.